Ciao inventori di sogni e benvenuti o bentornati sul canale. Sì, ho tagliato i capelli, sono scalati, sono anche più corti, ma non è questo l'argomento. L'argomento è che prima possibilmente che inizi a cadere la prima neve, io dovrei e vorrei parlarvi delle letture che ho fatto durante il periodo estivo. Però per non far vedere che siamo veramente molto in arretrato, diciamo che questo è il wrap up delle ultime letture. Vi lascio comunque qui nelle schedine l'ultimo wrap up in ordine cronologico, in modo da avere la consueta linea di continuità rispetto alle letture fatte. Iniziamo, proseguirò in ordine di lettura, e il primo libro di cui vi parlo è un libro che avete visto nello scorso haul, perché è un libro cotto e mangiato, quindi l'ho visto, l'ho comprato e l'ho subito letto. Un oscuro bisogno di uccidere, un libro del 2008 della collana Strade Blu di Mondadori. Si tratta di un no fiction scritto dallo psichiatra Massimo Picozzi, che è questo qui, molto noto perché partecipa costantemente a trasmissioni relative alla cronaca come Quarto Grado e Quinta Colonna. È un libro che ho trovato a pochi euro, meno di 5, all'Euronics, proprio perché è un libro del 2008. In questo libro Picozzi effettua una carrellata di storie di cronaca più o meno note, in cui lui ha partecipato attivamente in qualità di psichiatra o come consulente di parte o come consulente dell'accusa oppure come consulente del tribunale super partes. Quindi il suo compito è stato quello di analizzare la mente dell'assassino e fornire la propria interpretazione sulle motivazioni che hanno spinto quel determinato criminale a compiere un omicidio oppure a individuare i sintomi di una patologia che in quel caso potevano eventualmente renderlo incapace di intendere e volere. Io non vorrei dirvi quali sono i fatti di cronaca che sono affrontati all'interno di questo libro perché mi sa molto di spoiler. Vi posso solo dire che alcuni sono dei casi veramente famosissimi che hanno sconvolto l'Italia, altri invece sono dei casi un po' meno noti come Fama, ma pur sempre molto angoscianti. Nonostante questo libro, secondo me, presenti delle lacune, io gli ho dato 5 stelle su 5 perché mi ha veramente catturata. È un libro che ho divorato in 3 giorni, mi ha fatto riflettere nonostante appunto abbia qualche lacuna, perché Picozzi non scende troppo nei particolari, né per quanto riguarda la parte giudiziaria né per quanto riguarda, soprattutto visto che è il suo campo, la parte psicologica. Io questo l'ho attribuito al fatto che lui abbia scritto un libro comunque di massa, quindi un libro destinato al grande pubblico, e quindi magari scendere troppo nei dettagli, nella parte tecnica, non sarebbe stato opportuno. Però a me sarebbe piaciuto, anche perché alcune storie ti lasciano qualche domanda, quindi io poi sono andata su Google a cercarmi da sola le risposte. Nonostante questo, però, appunto, gli ho dato 5 stelle piene, la scrittura è bellissima, magnetica, molto scorrevole, mi ha dato un po' la sensazione di quando ho letto Gomorra, che è un libro che proprio una volta iniziato a leggere non si può più posare. Passiamo poi ad un libro che più di voi mi hanno chiesto di trattare presto perché lo hanno nella wishlist e quindi devono sapere se è il caso di comprarlo o meno. Si tratta di questo libro qui, E Pepe, di Ferenc Karinthy, lasciamo perdere la pronuncia, è un autore ungherese, di questa edizione degli Adelphi che io stesso ho comprato perché ne ho sentito parlare su Instagram. E Pepe come libro è stato pubblicato per la prima volta nel 1970, l'anno precedente era stato invece pubblicato a puntate su una rivista, e la prefazione di questa edizione è curata da Emmanuel Carrer, che ha scritto il romanzo L'avversario, un romanzo che io ho letto e che mi ha veramente lasciato senza parole. E Pepe è un romanzo che ha per protagonista un professore di lingue, il professor Budai, che vive a Budapest. Un giorno questo professore viene invitato a partecipare ad una conferenza ad Helsinki, conferenza di linguistica. Quindi lui sale su un aereo, ma quando dovrebbe essere arrivato in teoria ad Helsinki si rende conto che invece si trova in una città sconosciuta. Ed è una città che appare subito enorme, proprio senza confini, sovraffollata, e soprattutto le persone che abitano in questa città
non parlano una lingua che il professore conosce, nonostante lui sia un professore di lingue. Una folla di persone dall'aeroporto sale sulla navetta e il professore, quasi proprio trascinato, arriva in un albergo. Quello è un po' il suo quartier generale per tutta la durata del romanzo e lui cerca disperatamente di farsi capire. Comincia con la receptionist, cerca di parlarle tutte le lingue che conosce, dal latino antico fino al tedesco, al francese, ma niente. Il professore quindi si organizza, riesce quasi miracolosamente ad ottenere comunque una camera in questo albergo e lì comincia uno studio molto mirato, tecnico, meticoloso per capire che lingua parlano queste persone. Inizia poi nel contempo l'esplorazione di questa città con dei risvolti inaspettati. C'è solamente una persona che cerca di creare una connessione con il professore a dispetto del fatto che non si capiscono assolutamente. Questa persona è Epepe, ovvero l'ascensorista dell'hotel. Epepe è l'unica donna che nel mezzo del frastuono di questa città sovraffollata guarda negli occhi il professore e cerca di capirlo. Devo dire che di per sé è una storia molto affascinante e ha un grande potenziale. Però c'è qualcosa in questo libro che non mi ha convinto. Ci sono state delle parti molto tecniche che a me sono andate bene, però ad un certo punto hanno anche rallentato un po' la lettura e poi avrei voluto che si manifestasse in maniera più evidente la metafora di questa solitudine estrema, cioè del fatto che l'uomo moderno è molto spesso incompreso e si sente da solo, non capito, in un contesto affollato dove tutti si muovono freneticamente e dove nessuno si ferma a guardarti negli occhi. Inoltre, qui non voglio fare spoiler, però anche il finale mi ha lasciato un po' in sospeso, avrei voluto un finale diverso, e però appunto ripeto, di per sé è una storia molto affascinante, mi ha riportato ai grandi successi di Kafka, perché appunto al centro c'è l'idea di una solitudine moderna, estrema, dove nonostante intorno a te ci siano milioni di persone, in fondo non ti senti veramente capito e di conseguenza ti senti solo, è proprio come parlare lingue diverse. Per questo motivo ho dato al libro 4 stelle su 5, piuttosto che 5 stelle piene, ma comunque consigliato. Passiamo poi ad un libro che ho recensito singolarmente sul canale, quindi trovate qui nelle schedine il video con la recensione singola dedicata appunto a questo libro e si tratta dell'Incubo di Ilaus di Shirley Jackson, sempre in un'edizione degli Adelphi. Eccolo qui, è un libro che ho letto insieme a Piovono Giuggiole e a Giulia, alla quale mando un bacio, e quindi non mi soffermerò, vi dico solamente che è stato un libro veramente pazzesco. Anche a lui ho dato 4 stelle su 5, è un libro che vi consiglio e che vi lascerà a dir poco spiazzati, ma ripeto, per tutti i dettagli vi rimando a quel video. Poi sempre un libro su cui non mi soffermo perché gli ho dedicato una recensione singola è questo qui, Marea dentro di Severino Cirillo. Questo è un libro che mi è stato gentilmente inviato dall'autore ed è stata veramente una scoperta. Io non mi aspettavo che questo libro mi coinvolgesse così tanto. È stato un libro veramente molto toccante, molto profondo, intenso. In questo libro si mescolano tantissimo sia la realtà che il sogno, quindi noi a un certo punto perdiamo la bussola, ma in fondo il senso è proprio quello, che la marea che ognuno di noi ha dentro mescola realtà, fantasia, immaginazione e sogno, ed è veramente poco importante che cosa sia accaduto davvero e che cosa no, purché ti abbia dato un'emozione. 4 stelle su 5. Poi passiamo ad un libro che io ho recuperato dalla mia vecchia libreria, quindi nell'altra casa, e che avevo letto nel 2001, quindi immaginatevi, tra l'altro non lo ricordavo assolutamente, quindi non so se considerarlo o meno una rilettura, perché in realtà l'ho letto, però veramente è stato come rileggerlo da zero, da nuovo. Ho iniziato a leggerlo stesso nell'altra casa e ho detto wow, che perla trash, adesso la porto con me e la leggo sotto l'ombrellone. Così ci facciamo due risate. Invece mi sono dovuta ricredere perché questo libro mi è piaciuto, Un'estate da urlo di Stein, ovvero l'autore dei Piccoli brividi. Questo è un libro che appartiene alla collana La strada del terrore
ed è una collana che all'epoca Stein aveva destinato ad un pubblico più adulto, quindi c'erano i piccoli brividi che erano per bambini, insomma ragazzini, e poi c'era questa collana qui, La strada del terrore, che era invece come se fosse quello che noi oggi chiameremmo lo young adult, quindi destinato comunque agli adolescenti o ai giovani adulti. Un'estate da urlo ha come protagonisti questi quattro ragazzi che in realtà non hanno niente a che fare con questi della copertina, che sono alquanto inquietanti, che vengono chiamati da una zia di loro a trascorrere l'estate su un'isola deserta, dove però c'è questo grandissimo resort, tutto bello, lussuoso, organizzato, e loro in pratica dovranno lavorare alcune ore al giorno all'interno di questo albergo, quindi fare un'esperienza di lavoro estivo, e poi il resto della giornata potranno avere tutto questo albergo a disposizione, quindi andare in piscina, andare in spiaggia, fare nuove amicizie e quant'altro. Però i problemi iniziano subito, perché già durante il tragitto per arrivare al traghetto, quindi per arrivare sull'isola, la zia si sente male, quindi lei già si esclude, e i quattro adolescenti qui si ritrovano sull'isola da soli, quindi prendono il traghetto da soli, arrivano sull'isola e lì insomma già cominciano a succedere delle cose strane. Devo dire che in 170 pagine questo libro mette una marea di carne a cuocere. Ogni pagina succede qualcosa, si passa da un tema all'altro, tutto nell'intento di renderlo creepy, di renderlo inquietante agli occhi del lettore. E devo dire che è stato uno spasso, proprio questa esagerazione così calcata, così artificiosa, l'ho reso divertente, l'ho reso proprio spassoso, cioè io mi sono divertita a leggere o rileggere questo libro. In più, in barba al trash, Stein scrive molto bene. Stein è un autore che ha una scrittura molto scorrevole, però non raffazzonata, ha una scrittura nella sua semplicità molto ricercata, usa termini giusti, al posto giusto, è fine nel modo di descrivere le cose, quindi devo dire che io ho dato a questo libro 4,5 stelle, perché veramente è stato piacevolissimo, mi è piaciuto. Poi altri due libri, Cotti e mangiati, quindi li avete visti nello scorso haul, e si tratta in particolare di un libro illustrato e di una raccolta di fumetti. Il libro illustrato è questo, La montagna di libri più alta del mondo, di Rozio, grazie per la dritta, non è Rocio ma è Rozio, Bonilla, che è un'autrice spagnola, e questo è un libro destinato ad un pubblico molto molto giovane. Infatti se poi avete un nipote oppure un fratellino, un figlio piccolo eccetera, poi va benissimo per loro. Questa è la storia di questo bambino che vuole volare, è nato con la fissa di volare e quindi riceve tante ali, gli regalano ali, tute da supereroe, ali di carta, ali di plastica, però chiaramente nessuna soluzione funziona. Finché un giorno la madre gli mette un libro tra le mani e gli dice: sai Lucas, ci sono altri modi per volare. E a quel punto il bambino inizia a volare con la fantasia, la sua immaginazione decolla e si rende conto che esistono tante realtà, perché ogni libro lo trasporta, lo coinvolge in un'avventura diversa. Si tratta quindi di un bell'inno alla fantasia e ci invita proprio a spegnere gli smartphone e a dedicarci a qualcosa di più fantasioso, di più creativo, e questo è un bellissimo messaggio, soprattutto in questa generazione. Vi faccio vedere i disegni, che sono veramente carinissimi, mi piacciono tanto. Ad esempio questo ve l'ho mostrato nell'haul, è lui che legge Le Petit Prince, oppure qui lui che grida perché vuole altri libri dopo aver letto tutti quelli che ci sono in casa. A questo libro ho dato 4,5 stelle, poteva essere secondo me un po' più ampliato, mi rendo conto che magari per il target già questo numero di pagine è sufficiente, io ne avrei volute di più, e poi anche il finale secondo me, soprattutto per un bambino molto piccolo, va un attimo interpretato. E per finire la raccolta di fumetti Paperino e il signore del padello e altre storie fantasy, in questa collana che si chiama Capolavori della letteratura, pubblicata da Giunti. Paperino e il signore del padello è una storia a fumetti che io già conoscevo, perché è stata pubblicata su un topolino nel 1995. Io ero una pischella e possiedo quel topolino, quindi questa storia già la conoscevo, e ovviamente si tratta di una rivisitazione del Signore degli Anelli.
Invece le altre storie a tema fantasy di cui viene detto qui sono tre episodi di Topolino e la spada di Shambor, che è un'altra avventura fantasy che appunto completa questa raccolta. Io di questa collana, Capolavori della letteratura, già ho avuto La papera Odissea, che mi aveva deluso tantissimo perché non era altro che una accozzaglia di fumetti, sì, tutti aventi per tema l'Odissea, quindi una rivisitazione dell'opera di Omero, però erano fumetti molto vecchi, molto datati, anni 60-70, venduti a caro prezzo. Mi è sembrata troppo una manovra di marketing e non mi era piaciuta, infatti poi l'ho venduta. Stessa delusione per quest'altro volume, perché tolto vabbè Il signore del padello, che è carino, Topolino e la spada di Shambor si compone di 4 episodi in tutto e qui ce ne sono solo 3, quindi ti lascia il finale aperto, cioè non ti dice in pratica come va a finire. Mi ha deluso quindi moltissimo, gli ho dato 3 stelle solo perché c'è questa qui a cui sono comunque legata, questa storia qui da un valore affettivo, però poi basta, io non comprerò più questa collana della Giunti, non ve la consiglio perché sinceramente non è fatta bene, cioè tu perché mi metti 3 episodi se gli episodi sono 4 e quindi mi lasci praticamente il finale sconosciuto? E va bene, queste sono state le letture che ho fatto nel periodo estivo. Vi mostro come sempre Il malloppo nella sua interezza. Eccoli qui, questi sono i libri che mi hanno accompagnato durante l'estate. Si fermano ad agosto, quindi poi vedrete il wrap up di settembre-ottobre. Credo di combinarli insieme questi 2 mesi. Fatemi sapere se qualcuno di questi libri lo avete letto oppure se lo inserirete nella vostra wishlist dopo aver visto appunto questo wrap up. Io intanto vi ringrazio tantissimo per avermi seguita anche in questo video. Un bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!